Carissimi amici, buona giornata a tutti. Oggi torniamo ad utilizzare il fantastico sapone Martin de Candre, un hard soap davvero di qualità eccellente che appunto vado subito ad ammorbidire con un po' di acqua calda. Poi ho già praticamente montato la lametta nell'Edwin Jaeger, le ottime Permasharp. E per cui adesso non mi resta che effettuare il prelievo del Martin de Candre. Prelievo non semplicissimo, in questa confezione in vetro da 50 grammi, che perché è diciamo un po' scomodo. Hanno pensato questo vasetto alto e con un diametro molto limitato, magari. Forse era meglio pensare a un vasetto più basso ma più largo per il prelievo, però alla fine si riesce, comunque la qualità è davvero notevole. Profumo delicatissimo. Vado un poco a idratare. Mi piacerebbe usare il Simpson, ma ho il T3 che ha un ciuffo troppo ampio per il vasetto di Martin de Candre da 50. E quindi utilizzo questo pennellino Omega in setola di maiale, che comunque fa il suo lavoro. Preleviamo un altro pochettino. Idratiamo ancora. E alla fine il montaggio comunque riesce bene. Quindi andiamo con le Permasharp montate su Edwin Jaeger. Le proprietà di scorrevolezza sono fantastiche, è un sapone veramente che è tra i migliori.
stata la prima passata e andiamo a risciacquare e andiamo a fare un altro po' di prelievo perché è necessario. Ci vuole un altro poco. È un po' scomodo questo scatolino in vetro, troppo stretto. Il sapone è fantastico come qualità, però questo packaging è un po' scomodo. Idratare. Andiamo con il contropelo. Ecco qui. Andiamo a risciacquare. Perfetto.
Perfetto, neanche un minimo di bruciore, eh? È andata benissimo, benissimo proprio. Quando il sapone protegge, allora andiamo a risciacquare il barattolino di Martin Decanter, che adesso lascerò ad asciugare prima di ricoprire. Ripeto, è eccellente come sapone e anche bello a vedersi questo scatolino, però per il prelievo forse sarebbe stato più comodo uno scatolino con un diametro maggiore, magari più basso. Andiamo a risciacquare il pennellino. E a risciacquare il viso. Perfetto, neanche un po' di irritazione. Il sapone protegge, anche la PermaSharp si è comportata egregiamente sull'Edwin Jaeger, quindi sono tutti prodotti eccellenti. Qui, un sapone fresco, profumato in maniera fantastica. Concludiamo con il freschissimo Denim Mask, che è sempre un piacere utilizzare. Siamo pronti anche oggi. Allora, una sbarbata fantastica, una volta ancora ho avuto modo di apprezzare le qualità di questo sapone fantastico Martin Decanter, ma anche della fantastica lametta PermaSharp e dell'efficiente e al contempo docile Edwin Jaeger, e quindi siamo pronti anche oggi. Per la sbarbata di oggi è tutto, ci vediamo a un prossimo video.